Ciao, sono Marius Gabriel Stanco e questa settimana ho girato il mio cortometraggio. Nella vita c'è bisogno di un balcone. Buona visione. Ho iniziato a chiedermi come sarebbe la mia vita senza i balconi. Cercavo una casa ed era molto difficile perché avevo bisogno di almeno un balcone. Mi chiedevo cosa succederà se non trovo una casa con almeno un balcone, parlando tra me e me. Poi ho contattato un'agenzia immobiliare e ho detto: guarda, soffro di questa malattia e ho bisogno di una casa con almeno un balcone. E loro all'inizio ridevano, però poi hanno capito la mia difficoltà e quindi mi hanno trovato una casa in Puglia, dove ora vivo, e sono molto felice perché ho 6 balconi. E per questo volevo fare un documentario e chiedere alla gente qual è la loro esperienza con i balconi e cosa significa per loro i balconi. Per me sono essenziali. La mia opinione sui balconi è che sono imprevedibili i balconi. Tu sei in un appartamento, accedi in una stanza e poi li vedi, no? Vedi la finestra, cioè vedi la porta finestra. Vedi la porta finestra, la varchi, molto spesso è chiusa magari anche da una serranda. La varchi e lo spazio cambia, cioè sei all'esterno della casa. E talvolta l'impatto con questa alterità che è all'esterno è forte. Ci sono persone che non ce la fanno, che ci restano sotto, una cosa così. I balconi sono pericolosi, ragazzi, tenetevene lontani. Me gustan los balcones porque son parte de tu casa, pero están fuera de tu casa, o sea, son parte de tu zona de confort, pero a la vez estás como respirando un poquito de aire. Me gusta mucho cuando voy por la calle y veo unos balcones con plantitas y que están muy verdes y me anima mucho ese tipo de cosas. Beh, danno una grande estetica a tutti gli edifici, insomma, sono un elemento essenziale all'interno di una struttura, no? Tutto qua. Un pezzo di formaggio. Qua. Ah. Che cosa sono i balconi? E le terrazze? Ma poi qual è la differenza tra balconi e terrazze? Forse se fossi stata Giulietta sarei stata contenta di avere un balcone. Adesso non lo so, forse per prendere un po' d'aria fresca in città. Però qua siamo in un paesino, quindi voglio dire, magari c'è un giardino, ci sta l'aria fresca, cinghiali. Basta tu, eh? For me the balconies are the place when the princess can talk to the prince, and after that the prince can climb to see the princess and to make love in the bed. Invece per me i balconi sono qualcosa di speciale perché puoi prenderti il tuo momento di relax e di aria, fumare anche magari una sigaretta, qualcosa che magari è meglio non dire, e all'aperto, quando invece dentro la camera è buia, non troppo accogliente. Diciamo, è un estratto di bel tempo. Didn't understand. Cool. Aiutare le persone. Really funny. Quindi, I love throwing from a balcon and hitting the ground. It's a huge sensation. No. Oh my god, I love balconies. Balconies are crazy. Did you know that every balcony has their own personality? For example,
a glass balcony is for show off people. Show off people, they always like glass balconies. Like just iron balcony is for people who doesn't like to settle. People that are always moving because they get rust, so they need to change. And for example, a rock balcony is for a forever home. What about like balconies with flowers? Balconies with flowers is for super romantic people. I don't know, I'm trying to decide which balcony I prefer more. What you think? Balconies, oh, balconies. You know, Romeo and Juliet comes to mind. It's one of the most important elements in that story. It's what solidified the bond and the undying love both characters had for each other. It's where they defied their families and declared their undying love for each other. Ah, balconies. Of course it ended tragically, with both characters killing themselves. But that's not because of balconies, is it? Il mio balcone preferito è quello di casa mia, perché nonostante la mia città non sia molto bella, mi permette di vedere un sacco di natura attorno a me, perché riesco a vedere le montagne nello spazio più largo, e soprattutto durante il lockdown mi ha salvato la vita, perché davvero, voglio dire, mangiavo lì, studiavo lì, leggevo, ed era un po' il mio contatto con la natura, col mondo, con il resto, che non erano veramente, letteralmente le quattro mura di casa mia. Sì, credo questo. What is my opinion about the balcony? I think the balcony is a form of emancipation. I think the balcony signifies the tendency of the human soul to free itself from its flesh prison. We are not this. We are far beyond this. Our spirit extends to the stars. We are multidimensional human beings. We exist here, there, and there, and there, all at the same time. And this is why the balcony is very important to me. The balcony is me, and I am the balcony. Life is so obnoxious. Everyone is so annoying. When I look into the sky, I don't see beauty. I see boredom. Boring hills, boring trees, boring skies, stupid birds. It's so crystal clear.